ci ha sorpassato anche il Brasile, perché il Brasile corre e noi corriamo all'indietro, come il gambero. Questo è il punto. Però basta con i commenti, è venuto il momento di guardare in faccia ciò che crea questa condizione. E lo ripeto per l'ennesima volta, questa condizione è creata dall'abbandono della politica energetica, dall'abbandono della politica infrastrutturale, dall'abbandono della politica della logistica, dalle tasse troppo alte che pagano lavoratori e imprese, da una pubblica amministrazione che non serve gli interessi generali e così via. Questo è. Quindi un governo centrale, governi locali che non danno risposta a questi quesiti e invece si mettono a fare teatrini di altro tipo, significa appunto che non faremo altro che arretrare sempre di più. Non può che andare peggio, in corruzione e in arretramento economico, chiaro?